Ben ritrovati a tutti, io sono il signor Immo e come sempre questa è la puntata del Piazza Podcast. E sì, signori, siamo già arrivati al secondo turno di Piazza Ragazzabile. È appena finita la prima settimana di Piazza Ragazzabile, quindi andremo a sentire cosa ci hanno da dire i nuovi piazzisti che ci accompagneranno nelle prossime settimane di Piazza Ragazzabile fino a fine luglio. Come sempre la regia qui con me c'è Mica Nenino, sempre contento di essere, di farvi compagnia. E al solito non vorrei perdere troppo tempo, quindi inizierei subito con i collegamenti che abbiamo dalle quattro zone di Grugliasco dove i nostri piazzisti stanno svolgendo il loro lavoro. Iniziamo collegandoci con Nino Dimmi, forza non perdere tempo che sei sempre lì a cenarci. Ci colleghiamo con Paradiso, vediamo i ragazzi di Paradiso che cosa ci raccontano. A voi. Ciao, siamo Federico e Massimiliano del gruppo di Borgata Paradiso. Ciao Oggi siamo qui ragazzi. per parlarvi del progetto di Grugliasco Giovani Piazza Ragazzabile. Piazza Bene. Ragazzabile è un progetto pensato per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, dove si lavora per la ristrutturazione dei luoghi pubblici di Grugliasco. Questa settimana abbiamo affrontato il tema relativo all'ambiente. È venuto un ragazzo volontario e partecipante della consulta ambiente del comune di Grugliasco. Abbiamo aperto un Interessante. dibattito sulla situazione ambientale prima e dopo il lockdown. Abbiamo concordato che dopo la quarantena l'inquinamento è calato perché le industrie maggiori erano chiuse. Il comune di Grugliasco sostiene in modo particolare le associazioni ambientali. Facciamo il nostro meglio per migliorare la nostra città. Un saluto Saluto speciale speciale da dal Borgata. Grata Paradiso. Grazie, grazie Borgata Paradiso, grazie per il vostro contributo. Bene, quindi già siete al lavoro, già state facendo i primi laboratori. Il vostro, quello che avete fatto era tema ambientale, molto interessante, poi sono sicuro che avrete avuto tanto di cui discutere. Bene, grazie ragazzi ancora una volta di Paradiso. E Nino mi dice che è il momento di andare a conoscere i ragazzi di Francesca, quelli del centro che lavorano al Parco Perporati. Vediamo cosa c'hanno da dire loro. Prego ragazzi. Ciao, siamo il gruppo Centri Piazza Ragazzabile e ci andremo a presentare uno ad uno ed a Oh. trovare le caratteristiche che abbiamo in comune. Inoltre vi Benissimo. spiegheremo il progetto che abbiamo per il Parco Porporati. Buon ascolto. Inizio a presentarmi io, sono Grazie. Andrea, sono un Ciao Andrea. ragazzo sportivo, socievole e calmo. E in questi 3 giorni Calvo. ho capito che un altro componente di questo gruppo ha la mia stessa caratteristica di giocare a basket, ovvero Manuele. Quindi passo la palla a Manuele. Passa la palla. Ciao, sono Manuele e tra quelle che mi Ciao Manuele. caratterizzano sono alto, simpatico e amichevole. E in questa settimana ho scoperto che io e Marco siamo andati entrambi nella stessa scuola media. Passo E la la parola a casualità. lui. Ciao, sono Marco. Tre parole che Le mi descrivono sono solitario, robusto e creativo. E in macchine. realtà in questa Bello. settimana ho scoperto che io e Francesca abbiamo la stessa passione per la PlayStation. Adesso passo parola a Ti lei. capisco, pure io. Ciao, sono Francesca e le tre parole che mi Ciao Fra. descrivono sono solare, riflessiva e curiosa. E questa settimana ho scoperto di avere in comune con Vanessa la passione per gli animali. Ciao, sono Vanessa, le tre parole che mi descrivono sono Ciao creativa, Vanessa. simpatica e mangiona. Ho scoperto in questa settimana di avere in comune con Samuele il fatto di saper disegnare entrambi abbastanza bene. Che Passo la parola a bravi. lui. Ciao, io sono Samuele e le Ciao parole che mi Samuele. descrivono sono che ho i capelli ricci, sono un po' timido e mi piace disegnare. Ho scoperto in questa settimana che insieme a Claudio abbiamo in comune la passione per la fotografia. Adesso passo la parola a lui. Ciao, io sono Claudio e le tre parole che mi descrivono Ciao sono Claudio. simpatico, estroverso, organizzato. Oh, che bel gruppo, molto molto carino, avete visto, ascoltatori? Ragazzi che magari non si conoscono, a parte quei due che facevano la scuola media assieme, e hanno tutti qualcosa in comune, è molto molto bello, secondo me è una cosa su cui riflettere.
Però non mi vorrei dilungare troppo su questi discorsi, però sono contento, mi sembra un bel gruppo quello del centro, bravi, bravi. Andiamo dal mio amico Marco, a Fabbrichetta, cosa ci dicono le parti di Marco? Ciao, io sono Christian e sono un piazzista di Piazza Ragazzabile di Fabbrichetta. Ciao Christian. E in questa settimana di lavoro abbiamo fatto un progetto che si chiama Sicuramente Domani, in cui abbiamo elaborato i nostri pensieri su quanto riguarda alle nostre emozioni durante questa quarantena. Io, ad esempio, nel mio piccolo ho provato paura e tranquillità. Paura poiché temevo che i miei genitori potessero prendersi il coronavirus, e tranquillità perché per la prima volta mi sono ritrovato da solo a pensare a me stesso e a andare piano e tranquillamente. Poi abbiamo anche fatto un altro laboratorio che invece parla di che cosa abbiamo guadagnato in questa quarantena. Io ad esempio ho potuto conoscere meglio i miei genitori e riaffiatare un pochino il rapporto con loro, e ho guadagnato anche tempo per me stesso perché ho riveduto le mie amicizie e anche le mie priorità in questo momento della mia vita. Ok, grazie mille per il contributo che hai avuto, che ci hai dato, è stato molto interessante e oserei dire a tratti commovente. Eh sì, il Christian, se non sbaglio si chiama il ragazzo, e ha parlato del progetto Sicuramente Domani. E me ne ha parlato l'amico Poggi, Lorenzo, e in pratica ai ragazzi viene data l'opportunità di confrontarsi su determinati argomenti, anche come ci dicevano i ragazzi di Paradiso prima, che hanno trattato il tema dell'ambiente. Gli viene data l'opportunità di confrontarsi su quell'argomento e di fare delle interviste con delle persone che hanno competenza su quel determinato argomento e tirar fuori dei prodotti finali che spieghino il loro pensiero, in modo da dar voce al loro pensiero e alle loro opinioni. Una cosa molto interessante, ringrazio ancora Fabbrichetta per il contributo che ci hanno dato. È importantissimo riuscire a far sentire la voce dei ragazzi, e Piazza nel suo piccolo ci sta provando, lo fa sempre tramite i lavori, e questo progetto è un'opportunità per risaltare ancora di più quello che pensano e quello che provano i ragazzi, per esempio come dicevano quelli di Fabbrichetta, che hanno svolto un laboratorio sulle emozioni provate durante il periodo della pandemia. Molto interessante. Direi che la prima parte la chiudiamo qui, non andate via perché torniamo subito, cioè non è che mi muovo, sto qui, mi do una rinfrescata, un bicchiere d'acqua e torno subito, quindi ci vediamo tra pochissimo! Rieccoci ritrovati alla seconda parte del Piazza Podcast. Bene, abbiamo appena finito di parlare delle emozioni provate dai ragazzi durante il periodo pandemia. Ora, che famo, Nino? Nino, svegliate! Sì, mi deve vedere il collegamento, se no come faccio ad andare avanti? Ah, ok. Bene, ora ci spostiamo all'ESNA. Abbiamo da lì la nostra inviata Giuseppina, a te la linea, Giuseppina. Grazie per la linea IMMO. Oggi abbiamo due ospiti, Peppino Malavitoso e Ciro Esposito, che hanno partecipato al progetto Sicuramente Domani. Adesso ci racconteranno le loro vicende. Grazie per la linea, Giuseppina. Ieri al mio fra Peppino abbiamo discusso dei dispositivi elettronici durante e dopo la quarantena. Ma chi sono questi? Ci siamo confrontati su diverse tematiche, ma ne parlerà meglio il mio fra Peppino Malavitoso. Grazie per la parola, Ciro. Come è stato, madre? Tutto bene?
Durante l'attività siamo arrivati alla conclusione che l'uso dei dispositivi elettronici hanno aiutato tanto, perché hanno semplificato molte azioni che per colpa del Covid, maledetto Covid, non siamo riusciti a fare. Alla fine dell'attività abbiamo creato una canzone rap, non voluta da me perché non è né melodica, non come Nico Pandetta. Attacca la canzone, Immo. Va bene ragazzi, colgo la palla al balzo e vi mando la canzone che avevi preparato durante il laboratorio sicuramente domani. Eccola per tutti. Vai. Parti la base. No. Vai, girala. Accendi, vai. Partiamo. Ma parti o non parti? Avanti, parti, canzone, forza. Non so starci, io non riesco a pensarci. Sono stata lì, incollata dal wifi, mai staccata. Il cellulare come dipendenza, non riuscirei a star senza. Mi trovi sempre lì seduto, davanti a un display, sono cresciuto. Quest'annare lo vedo da uno schermo, quest'estate sarà un bel inferno. Questa storia sarà da raccontare, è un passato da non dimenticare. Bomba raga! Molto bravi questi ragazzi di Lesna che hanno deciso di produrre questo piccolo rap in seguito al laboratorio che vi dicevo prima, il progetto sicuramente domani. Ecco, vi dicevo, i ragazzi sono liberi poi di produrre qualsiasi cosa per esprimere il loro pensiero. Potrebbero fare un video, una poesia. Questi ragazzi hanno scelto di fare un rap a tema dispositivi elettronici digitali. Molto bravi, ci avranno un futuro davanti questi ragazzi. Quindi questo è il prodotto di sicuramente domani del gruppo Lesna. Vediamo invece cosa ci dicono da Fabbrichetta. A voi la linea, Fabbrichetti. Ciao a tutti, mi chiamo Luca e faccio parte del progetto Piazza Ragazzabile di Fabbrichetta 2020. Anch'io oggi vi parlerò del laboratorio sicuramente domani, grazie al quale ci siamo resi conto che i giovani sanno fare tante cose, tra cui insegnare ai genitori, adattarsi ai cambiamenti, sono resistenti e resilienti, sono creativi esplorando nuove cose. Ci siamo anche resi conto che in un mondo nuovo vorremmo portare il rispetto per l'ambiente e per gli animali, la parità dei sessi, l'inclusività, molto tempo per se stessi, più sicurezza e la pizza. La pizza assolutamente non può e non deve mancare mai, però anche le altre cose sono molto interessanti. Io mi auguro che voi giovani riusciate, noi giovani, perché pure io mi ci metto, sono giovane, possiamo riuscire a cambiare questo mondo, perché no, questi valori che ci avete elencato sono sicuramente importanti e non dovrebbero mancare. Bene, io vorrei collegarmi velocemente al centro da Francesca e vorrei chiedervi cosa avete fatto nella settimana voi. Questa settimana abbiamo fatto molte cose, abbiamo iniziato facendo attività di conoscenza per unire il gruppo e ieri certo. Abbiamo fatto un'attività sul volontariato. Oggi abbiamo iniziato domani. A fare delle panchine e il progetto che abbiamo in mente ve lo dirà adesso Claudio. Vai Claudio. Allora, abbiamo avuto l'idea di fare i tre tavoli dell'area picnic a tema pietanze tipiche di ogni regione. Ci sta. I tre tavoli dell'area gioco dei bambini, abbiamo avuto l'idea di disegnarci sopra delle carte, proprio perché là sopra si svolgono molti giochi da tavolo. E se rimane del tempo, che cosa abbiamo trovato una serie di panchine sparse nel parco che avrebbero bisogno di manutenzione e vedremo se riusciremo ad occuparcene. Ok, grazie. Il gruppo centro per questa settimana è tutto, ci sentiamo settimana prossima. Guardate, non vedo l'ora di risentirvi e sapere come stanno andando i vostri progetti, molto variegati, molto belli, quindi non vedo l'ora di passare al parco per prati e vedere che cosa, a che punto siete, così mi posso fare le partite a carte sul nuovo tavolo, non vedo l'ora. Bene, abbiamo quasi finito, signori. Ci chiedono
perché tutti gli altri hanno chiuso il collegamento, quindi ci chiedono la linea l'ultima volta da Fabbrichetta. Vediamo cosa ci raccontano i ragazzi che sono lì. Ciao a tutti, sono Federico, Ciao Federico. sono un ragazzo di Piazza Ragazzabile, un piazzista, e vi vorrei parlare dei progetti che abbiamo fatto questa settimana nella zona Fabbrichetta. Certo. Abbiamo verniciato tutto un muretto con la ringhiera, mentre Kauser e Luana ci Sì. picchiavano, ci Brave, coloravano bravissime. tutti. Però Bravissime. ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un bel lavoro, l'abbiamo finito. Poi la prossima settimana arriveranno altri ragazzi e continueremo un altro pezzo. E quindi niente, ci siamo divertiti, abbiamo finito tutto il lavoro. Perfetto, perfetto. Quindi il gruppo Fabbrichetta si rimpolperà la prossima settimana. Bene, sono contento. Più forza lavoro per completare quello che avete programmato. Beh, comunque vi assicuro che nessun piazzista ha avuto la conferma da Cauter e Luana, che sono le civiliste, due delle civiliste di Brugliasco e Giovani. Non è stato maltrattato nessun piazzista, lo diciamo, ci abbiamo le foto, ci abbiamo tutto, quindi state tranquilli, non è successo niente. Bene, io vi ringrazio per averci seguito. Ringraziamo i piazzisti, i nuovi piazzisti. Io, come sempre, sono Immo, non sono cambiato, sono sempre lo stesso. Nino qui con me che vi saluta. Noi ci vediamo la prossima settimana con la puntata del Piazza Podcast. Grazie per averci seguito.